E bonsoir, bonsoir a tout le monde. Siamo connessi in questo momento e mentre aspettiamo le nostre ospiti, perché stasera sono ben tre ospiti. Eccola Cristina, ciao Cristina. Adesso vediamo un pochino di far entrare tutti. Bonsoir, bonsoir a tutti. Intanto faccio connettere. E aspettiamo le altre due fotografe. Buonasera. Buonasera Cristina. Eccoci Ciao Lidia. qua con la nuova diretta con cui si intrecciano due discorsi, i miei discorsi, diciamo, preferiti. Uno, la fotografia. Ecco, Claudia, una fotografia e uno, l'universo femminile, universi femminili, perché qua abbiamo, saremo quattro, sta arrivando la seconda, eccoci, questa è la prima, io sono un po' emozionata, ciao Claudia. Ciao Claudia. Io sono un po' emozionata perché questa è la prima volta che abbiamo quattro persone connesse contemporaneamente. Infatti sono curiosa di vedere che cosa uscirà fuori. Tra l'altro, buonasera, buonasera a tutti. Tra l'altro, ciao Claudia. Ciao Bene. ragazze. Cioè adesso siamo in tre, eccomi là, eccoci, siamo tutte e quattro. Ok, adesso faccio connettere la quarta. Speriamo che non salti tutto, che non ci sia un'esplosione. Già ci sono problemi. Ciao! Ciao! Wow, Ciao! è fantastico! Cioè, tutte e quattro. Io sono, dicevo, sono emozionata perché è la prima volta che faccio una diretta con quattro persone. E poi io stavo morendo dalla voglia di fare quattro chiacchiere con voi, perché si intrecceranno oltretutto due discorsi che a me mi interessano molto. Uno la fotografia e l'altro, diciamo appunto, universi femminili, perché qua abbiamo quattro fotografe, me compresa, che abbiamo scelto in alcuni momenti non soltanto di volgere la fotocamera verso l'esterno, ma di puntarla verso noi stesse. Che è davvero interessante. Quindi durante questa conversazione vi chiederò un pochino di raccontarci la vostra esperienza con la fotografia, cosa appunto significa per voi la fotografia. E vi devo annunciare che oltretutto questo video mi è stato richiesto dalla fondazione fotografica a cui ho aderito, perché era interessatissimo il fondatore a vederci a chiacchierare. E se voi siete d'accordo, glielo passo domani mattina. È la Fondazione Mediterraneo, di cui oltretutto fa parte anche Shanna, anche Salgado, allora Livio, e quindi hanno visto i nostri lavori, hanno detto che gli piacerebbe appunto comunque vedere questa intervista, condividerla, ce la condividono. Che onore. Beh. Che onore, Lidia. Questa è una sorpresona. E questa è la sorpresa che mi ha fatto Gipoiglio, che ho detto, io l'avevo ben inteso, perché sa, mi dice, se ti va poi passamela senza censura, ho detto in che senso, pensavo io, che anche perché poi ho detto, se parliamo di censure qua scateniamo oltretutto negli argomenti clou, perché su Instagram l'argomento censura, però fino adesso almeno i video non ce li hanno censurati. Oddio, no, conosco anche persone che gli hanno impedito di fare video dirette No, quando. è ovunque la censura. Guarda, avevo Io pensato all'idea di presentarmi nuda, almeno fino qua. Quindi, io penso molto a mio agio, quindi apriamoci. Ho bene. rinunciato. Lo avrei fatto. Allora, cominciamo. E vi chiederò a rotazione un pochino di raccontarci come siete arrivate ciascuna di voi alla fotografia, perché appunto un po' di me si sa che sono arrivata fotografando per strada, poi diciamo l'ho utilizzata in tutti i modi perché
davvero la fotografia è uno strumento potente con cui non solo rappresentare l'esterno, ma con cui rappresentarsi. Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Ciao. E quindi Ciao. di me si sa un pochino il mio percorso, anche se magari ci sono pure persone che non mi conoscono. Io ho cominciato fotografando, soprattutto facendo fotografia di strada, e appunto dicevo poi alla fine ho utilizzato la fotografia sia come strumento di rappresentazione, sia come strumento di espressione, di riflessione su me stessa. E quindi adesso volevo un pochino che ci raccontasse a rotazione come siete arrivate alla fotografia. Che cosa. Dunque, chi vuole essere la prima a raccontarci un po' la sua esperienza fotografica? Bene, ok, c'è la Cristina che ci vuole raccontare come è arrivata alla fotografia. Oltretutto, Marta, io sono veloce perché parlo poco, per cui sarò molto breve, ma io posso dire che come tutti ho sempre fotografato, in realtà, e questo è anche vero, perché a 10 anni avevo una piccolissima macchina, ovviamente analogica, sono andata avanti, poi ho fatto anche la stampa, il bianco e il nero, eccetera, eccetera. Ho continuato a fotografare, diciamo che da qualche anno, 3 o 4, ho fotografato in modo diverso, cioè il mio rapporto con la fotografia è diventato molto più personale, molto meno di strada, molto meno cartolina. E ho fatto un paio di lavori, 2 progetti molto belli, uno su di me dopo che ho avuto il tumore al seno, per bam, regalarmi un momento di allegria, è stato un bel progetto fotografico. E l'altro l'ho fatto sull'ultimo mese di vita, che non sapevo nemmeno fosse l'ultimo mese di vita, di quello che è stato per anni un mio compagno, poi insomma l'ho seguito come rapporto di amicizia. È un lavoro molto personale, molto intimo, che non ho poi presentato su Instagram, tranne qualche scatto, perché non ha senso dividere un lavoro così completo. E invece fotografare me stessa è così. Anche lì è cominciato un po' quando lui è morto, dove sono tornata in una delle sue case, e per riempirla con la mia presenza mi sono fotografata, vestita, nuda, con i suoi vestiti, Claudia se lo ricorda, il mio Bellissima travaglio. quella serie, bellissima, molto intensa. Sono diverse serie. E ultimamente anche in casa sua, mentre è ancora piena di cose, perché ancora la casa è da vuotare e i suoi figli non ci sono, per cui erano sempre così, un rapporto fra me stessa, le mie sensazioni, quello che mi dava la casa vuota. Poi durante il lockdown, un po' per noia, un po' per tutto, mi sono fatta un sacco di autoscatti, che però avevano sempre un senso, perché li facevo in un momento in cui sentivo che volevo rivedermi nella foto, volevo rivedere le mie sensazioni nelle foto. Per cui così sto È bello che hai continuando anche. fatto 2 volte, una la parola emozione, un'altra sensazione, perché in effetti io credo che tutte e quattro abbiamo utilizzato la fotografia come una sorta di diario emotivo anche. Esattamente. Comunque mettere, invece che nero su bianco, perché ci sono tanti strumenti di espressione, anziché magari utilizzare la scrittura, abbiamo utilizzato l'immagine, la fotografia per fissare determinate emozioni. Basta, io ho finito. Puoi fare delle altre domande. Poi sulla questione del corpo femminile, così non so, per me essere nuda è essere nuda, punto. Cioè, non è che. Hai fatto anche delle foto con questi vestiti e in effetti è molto interessante perché anche questo è bello che sei riuscita a esprimere. Posso farlo anche vestita, però mi viene più spontaneo essere, ma in certi momenti, no, ovviamente, perché lo devo sentire, perché qualcuno mi ha scritto, però stai bene anche vestita, per cui è stata anche una bella battuta, un complimento molto carino, come quando avevo il rotto dell'ultima vaccinazione. Ah, finalmente hai qualcosa addosso, come se io fossi in realtà nel mio privato lo sono, nella fotografia. No, devo dire che mi piacerebbe molto ritornare poi a fotografare in strada, questo sì. Devo cambiare un pochino perché non posso no, a sempre io essere la protagonista delle mie fotografie. Questo è quanto. Diciamo che posso convivere. Allora, dunque, adesso voglio domandare a Melanima come è arrivata la fotografia.
Ma il mio percorso è abbastanza lungo, nel senso che ho iniziato da molto giovane a facermi la fotografia, per curiosità, attratta dai grandi della fotografia, tra l'altro ammiravo, ecco, le fotografie di Newton, di Mapplethorpe, di Lindbergh. E poi ho comprato la prima fotografica, ho cominciato anche con la fotografia. È il primo passo verso la fotografia, credo, perché è molto bello cercare di togliere degli attimi, oltre al fatto che comunque imparavo ad usare meglio la fotografia, perché ho imparato a usare le fotografie ottiche, quindi mi sono appassionata anche io tantissimo. E niente, il mio percorso poi è continuato con una sfogliata. Un giorno ho deciso di fotografare. Mi ha detto, una volta abbiamo parlato, mi ha detto che una delle cose che ti hanno appassionato all'inizio era fotografare, per esempio, gli eventi musicali, i concerti. Esatto, è vero. Per molto tempo ho fotografato i live. Quando erano frequenti, io ci andavo molto spesso e adoravo fotografare gli artisti di qualunque tipo. Sì, ho un altro profilo, tu lo sai, in cui ti sono scatti. Io ho dato un'occhiata e mi sono piaciute anche quelle foto. Sì, su questo profilo praticamente lavoro su di me, e poi è un po' un percorso terapeutico quello che sto facendo su questo profilo, direi. È interessante questa cosa della fotografia che può anche avere una funzione terapeutica. Di recente ho sentito una fotografa che diceva: vi è mai capitato di guardare una vostra foto e non riconoscervi? Faceva questa domanda. A me mi è capitato con delle foto del passato che non mi ci riconoscevo. Dicevo di questo. Però a parte questo, è interessante, questa fotografa si è ispirata al lavoro di una fotografa spagnola che si chiama Nuñez, che ha deciso di utilizzare la fotografia effettivamente come strumento terapeutico. Lei prendeva queste persone e ha detto: io ho cominciato ad operare questo metodo della Nuñez perché anch'io ho attraversato una fase di crisi e ho detto, io a un certo punto ho rivolto l'obiettivo contro me stessa. Quindi ho detto, mi metto e mi faccio questo autoscatto. E ha ripetuto questo esperimento con le persone che si presentavano al suo studio. Lei predisponeva tutto il set fotografico, poi le lasciava da sole e queste persone si dovevano fare lo scatto. Quindi diventavano sia le persone che avevano fatto lo scatto e sia allo stesso tempo, diciamo, l'immagine che guardavano l'avevano fatta, erano protagoniste in tutti i sensi perché l'avevano fatta e allo stesso tempo diventavano anche pubblico, perché poi gli chiedeva di guardare queste foto che avevano scattato. Interessante, molto. Quel metodo è interessante, in effetti. Devo dire che è facile fotografarti. Non ho sentito. Che non è facile. Non è facile fotografarsi. Sembra una cosa molto semplice, in realtà è molto complessa, secondo me. E dare una macchina a uno sconosciuto, una persona che magari non l'ha mai fatto, può uscire, secondo me, fuori qualsiasi cosa. Sì. Bellissima, bruttissima, ma però è quella persona, è quella, è la sua essenza, nel bene o nel male, quindi è un esperimento particolarmente interessante. Sì, soprattutto voleva vedere le reazioni che avrebbero avuto le persone davanti a questo scatto, perché effettivamente è più di un, forse in certi casi la fotografia vale più di uno specchio. Ci sono tanti autori che hanno riflettuto su questa funzione dello specchio, tra cui Pirandello, uno nessuno scelto mio, col protagonista a un certo punto scopre un altro se stesso davanti allo specchio. Però la fotografia invece fissa un'immagine che è immutabile, forse per questo che dicevo che certe volte io non mi riconosco nelle foto che ho scattato, perché davvero io utilizzo la fotografia in alcuni casi in maniera emotiva, quindi emotivamente parlando tante volte io non mi riconosco più nella me stessa del passato, nella me stessa che rappresentavo in alcuni scatti.
Anche a me è successo con gli scatti del passato, anche perché c'è sempre comunque un'evoluzione anche nello stile, nel senso, della persona, sì. In un certo senso si cresce anche a livello fotografico, poi un po', no? Si ricerca una nuova inquadratura, nuove luci, è bello, insomma. Sì, in effetti ci sono sempre nuovi spunti. La cosa che diceva Claudia è vero, è difficile iniziare, poi però si cresce piano piano, una volta che ce l'hai in mano quello strumento di espressione, perché questo è, alla fine quello strumento cresce con te, si evolve con te, proprio perché lo utilizzi in una maniera emotiva, entra a far parte del tuo bagaglio, quasi come se fosse una seconda mano, un secondo occhio forse, un secondo occhio. E quindi cominci piano piano. E in effetti una domanda che volevo fare a Claudio: in questo periodo ti ho visto che stai sperimentando anche altri generi di foto, allora volevo chiederti tu come sei, per comunque come sei arrivata alla fotografia, perché vabbè io ti conosco, però il pubblico magari ci sono persone che non ti conoscono, e che cosa ti sta ispirando in questo periodo? Allora, sono arrivata, a parte che sono arrivata, penso di essere l'ultima di voi, perché sono proprio non amatoriale, di più, lo sottolineo sempre perché la mia tecnica è zero, anch'io. Si vede, lo ammetto. Ma mia mamma ha detto idem, io sono ancora molto indietro, vabbè va. Io sono più indietro di te. Però io, nonostante sappia le regole e tutto quanto, mi ostino a scattare a sentimento, cioè proprio un'ostinazione che la gente ormai ci ha rinunciato a dirmi, ma non hai rispettato la regola dei terzi, lo so, va bene così, ma tu sei tutta di là, c'è solo un pezzo, ti sei tagliata le mani, sì lo so, mi piace così, quindi la mia fotografia non è tecnica, è puramente Claudia, cioè prima c'era il corpo intero fatto col cellulare, perché non ho nessun bisogno di nasconderlo, e avevo necessità che il corpo si vedesse tutto. Poi ho cominciato a sezionarmi e a fare dei piccoli pezzi che possono essere il viso, perché il mio problema principale è il viso, cioè si vede, c'è sempre la mia faccia, ma non perché sono bella, perché la devo guardare. È quello il mio problema, non piacendomi la mia faccia, che è difficile da fotografare perché ho il naso importante, sono spigolosa, ho un viso non convenzionale. Prima mi sono... Come? Ti capisco, perché per me è lo stesso, sono... Sì, ma tu hai questi bei tratti comunque con gli occhi celesti, cioè io ho queste belle occhiaie, non faccio neanche nulla per migliorarmi, no? E quindi guardarmi non è stato mai facilissimo. Prima ho cominciato dal corpo e poi adesso sto andando sul dettaglio, perché Lidia lo sa, la cosa che più mi piace, il corpo intero mi piace, ovvio che quando mi fotografano è bello vedersi intere, ma farsi fotografare è una cosa, il fotografo da lontano ti prende. Autoscattarsi da sole tutte intere, specialmente in un ambiente come il mio che è molto piccolo, dove non ho praticamente luci e si vede, diventa un'impresa. Non è e ho scoperto che però mi piace questo dettaglio, cioè queste spalle, queste orecchie, il collo. Ah, io sono una patita del dettaglio, io sono una patita, mi piacciono persino le pieghe della pelle, quando si gira per esempio il collo, ci sono delle tue foto che si vedono le pieghe del collo, io così, ah, questo è figo. E quindi adesso sono più concentrata sul dettaglio singolo, magari se riesco a inserire qualche oggetto, ho usato le conchiglie, le pietre, le rose, ora poi il periodo dei fiori, quindi, scusate. Mi piace questa cosa del dettaglio, poi magari tra una settimana cambio idea, mi vedete completamente nuda, tutta intera, io vado a sentimento, cioè la mia fotografia in base a come mi alzo, cioè posso essere arrabbiata, posso essere felice, posso essere depressa, posso voler comunicare qualcosa a qualcuno,
quindi non c'è uno standard. Sono nuda o se no sono col pigiama, faccio per dire. È libera in base proprio solamente alle mie emozioni, non ha un filo logico, mi rendo conto. Sono passionale. Io vorrei controporre. Ora vado fuori anch'io a fumare. Quindi io vorrei controporre proprio due tipi di fotografia, quella più tecnica e l'autoscatto, che in quanto strumento di analisi di se stesse deve essere emotivo, deve anche fregarsene delle regole della tecnica. Non lo accettano tutti, oggi ci sono tanti grandi preparatori che sanno tutto, quindi non accettano questa cosa. Adesso vi dico un nome che ho scoperto da poco, Francesca Manhood si chiama. Allora, questa qui, figlia di artisti, nata nel 58, praticamente ha cominciato a fotografarsi, infatti l'hanno anche contrapposta alcune fotografe che hanno fatto comunque anche autoscatti, però la sua caratteristica era che da un lato appunto non seguiva determinate regole, andava molto a istinto, le piaceva sperimentare, soprattutto collocare il suo corpo all'interno dello spazio, come facendolo anche interagire, quindi c'era questo corpo che si vedeva, non si vedeva, a volte non si vedeva nemmeno la faccia, a volte si vedeva la faccia ma non si vedevano parti del corpo. C'è una sua foto che mi ha fatto morire dalle risate, perché lei, nonostante fosse nata comunque nel 1958, in alcune si diverte anche a collocarsi in ambienti vintage, quindi con vestiti vintage oppure in ambienti un po' urbex, come si direbbe adesso, va? Li possiamo definire urbex. Poi c'era una foto in cui si aveva appoggiato a un angolo uno specchio e si vedeva lei che sbucava, che sembrava un serpentello, faceva la curva col corpo e si vedeva solo, e teneva lo specchio e si vedeva solo il riflesso del viso e il corpo nudo, si vedeva solo la schiena. Faceva cose, e appunto aveva giocato anche sulle lunghe esposizioni per fare degli effetti sfumati, quindi alla fine andava molto a istinto, andava molto a fare degli scatti che fossero più espressione di qualche sentimento, di qualche emozione, piuttosto che stare a guardare le regole dei terzi e cose di questo genere. E, detto questo, che rapporto avete, visto che ci siamo poi altre due fotografe, che rapporto avete con la tecnica? Nessuno. Cioè, l'ho studiata, l'ho imparata e l'ho dimenticata, e credo di essere anche contenta così, perché cioè, hanno una sorta di poesia, mi dicono, perché non mi voglio autoincensare, però proprio perché sono sbagliata anche da un punto di vista tecnico, hanno qualcosa di più. Poi dopo, chiunque anche può secondo me. Però no. È così. Io non ce l'ho il rapporto con la tecnica, un po' per ovvi motivi logistici, e poi faccio di necessità virtù. Non c'è luce? Mi piace questa luce da cimitero che tiro fuori. Quindi io l'adoro, mi dicono ma non puoi andare, no, io gli ISO bassi, anche quando vado a fotografare i fiori, vado a cercare in ombra, ti giuro, io ho certi fiori che sembra di essere al cimitero, ma mi danno una pace, dico, oh, quindi tecnica, ma no, ISO, ma devi alzare, io, no, guarda che bello, che bella atmosfera. Ciao tutta. Flavia Violet, ci sta salutando Flavia Violet che deve andare. Ciao Flavia. Ciao. Bello, che rapporto hai invece con la tecnica? Allora, io ci provo, nel senso che ci penso è un minimo, anche perché un po' di post-produzione la faccio sempre. Però anch'io vado molto, molto istinto come Claudia alla fine, quindi in base a come mi sveglio la mattina, a parte che devo avere una gran voglia di fotografarmi, devo sentire quella spinta, non lo faccio a comando, non dico, vedo un fotografo, intendo a farlo quando proprio lo sento la necessità.
Io utilizzo molto lo sfondo nero, il fondale nero, per cui la tecnica la ricerco più che altro nelle luci. E adoro la luce naturale, questa qui. Però i miei, essendo ritratti proprio a fondale nero, quasi tutti, diciamo che è molto semplice da un certo punto di vista. Non devo farli ambientati, quindi cioè, anche perché non ho lo spazio. In casa penso che sia, è molto difficile infatti trovare, perché poi è sempre lo stesso. Esatto. Cioè, bisogna essere molto creativi. Problema. Esatto. Ho comprato una casa apposta per fare fotografia, quindi spero che proprio beata te. Diciamo che è stata una delle scelte, è stata la luce che arrivasse in un certo modo, proprio pensandola come prossimo luogo in cui veramente voglio creare fotografia con me stessa, con altri, e anche spazio di più. Quella è una cosa che vorrei creare pure io, uno spazio condiviso. Sto aspettando che finisca la ristrutturazione, così vi invito tutte a casa mia, ce la diamo al mare, Calabria Forever. Vengo subito. Io arrivo subito, eh. Io vado un po', devo dire che ho visto tecnica, ho visto che a seconda, cioè se rivolgo l'obiettivo contro me stessa posso fare le cose più strampalate. Per esempio l'altro giorno avevo il cellulare in mano, mi è caduta l'inquadratura su una mano. Ho detto, ho cominciato a agitare questo cellulare mentre aspettavo il pullman, quindi faccio le cose più strampalate. Quando fotografo interni, mi capita invece, ma non che lo faccio coscientemente, mi capita di allineare le cose in una certa maniera, ma semplicemente perché io sono un'iperlogica per natura, quindi mi piace vedere, però quando faccio foto di strada, non quando la punto su me stessa, quando la punto su me stessa mi piace giocare di più su quello che vedo. E c'è una domanda per Claudia, se no mi menano e dico non gli passi le domande. Le ombre nella tua fotografia sono una forma di intimità o espressiva? Tutte e due. Tutte e due, direi, sì. Tutte e due, perché giocare con l'ombra, come ho già detto che mi piacciono le atmosfere cupe, mi appartiene. Non mi potrei mai fare una foto a mezzogiorno dove sono tutta illuminata, mi sentirei a disagio. E sì, poi dà un'idea di intimità, che è quella che poi io voglio trasmettere, perché io sto parlando di me stessa. Quindi non mi posso ritrarre, scusate con la remoscia, i denti, con un disastro, non mi posso ritrarre a luna del pomeriggio, perché quella luce non è intima. Quindi a me piace una luce soffusa. Se non ce l'ho, la vado a cercare. Tutto al più cerco uno spicchio di sole che mi illumini il viso o l'ascella, o il fianco, ma il resto mi piace resti in ombra, ma non perché mi devo nascondere, perché mi sono fatta foto dove si vede qualsiasi cosa, quindi non è una cosa di pudore, è proprio l'atmosfera che in quel momento io sento e quindi la voglio trasmettere con queste luci scure, queste ombre scure e questo gioco che c'è, che a volte è casuale, cioè tante volte a me tocca una casualità, però il risultato che esce fuori è esattamente quello che poi io avevo in mente. Mi ritrovo molto, dice Claudia, mi ritrovo molto, c'è sempre questa è un po' cupa la mia foto, devo dire, infatti molti mi hanno detto di essere un po' più luminosa, io anche a me me lo dicono, ma dovrei vederti con una bella luce accesa. No. Appunto, io nasco al buio. E dato che la luce è l'elemento centrale con cui si compone una fotografia, luce e ombre, direi che la fotografa deve gestirle come si sente, se no non ha più senso. A me quella foto che avevo in mostra, perché non l'avevo contrastata, io gli ho spiegato, guarda che in passato io ero un'appassionata del contrasto, poi a un certo punto mi è venuto proprio che quando vedo foto con troppo contrasto, quelle proprio super contrastate, non mi piacciono, io le scatto e le lascio nude e crude. Anch'io faccio pochissima lavorazione. Sì,
Pure io. Faccio una domanda. La mia impressione è che non si riesce a essere fotografe così intense di quando si è invece un soggetto di autoscatto. Aspetta, credo che voglia dire che c'è una differenza. Forse vuole dire che l'autoscatto... Allora, questa è una domanda che vorrei fare io, perché credo di aver capito. Avete notato, siete mai state fotografate invece che fare autoscatti, farvi fotografare da qualcun altro? E avete notato delle differenze in quanto espressività della foto? Cioè, preferite autoscattarvi oppure essere scattate? Questa è una domanda... A me piace molto, mi piacciono molto entrambe le cose, sono due mood diversi completamente. E nell'occhio di tutti i fotografi con cui ho collaborato, io mi vedo sempre io, questa è la cosa importante, cioè non mi vedo bene solo quando mi scatto da sola, assolutamente, cioè è chiaro che bisogna fare una bella ricerca rispetto a chi fotografa, però mi vedo sempre me stessa, quindi alla fine il risultato è quello che voglio ottenere, lavorando molto sull'espressività, non importa chi sia scattare. Chiaramente con un mio scatto sono molto più a mio agio, quindi mi sento più libera, ma questo credo che sia dovuto all'esperienza, anche al fatto che non ho scattato con altri ancora più. Non è molto che lo faccio, mentre scattare me stessa è una cosa che faccio ormai da 15 anni, quindi ho una certa abitudine alla cosa. Ahimè, i miei hard disk pieni chiedono aiuto. Perché... Allora, Cristina, invece tu preferisci, hai notato differenze tra quando vieni scattata e quando... E quando scatto? L'ho fatto soltanto due volte, una con un'amica e una con un amico, che per me era come essere sola nel fatto che mi muovevo liberamente come faccio di solito e loro poi dicevano bop, stop e lì ero ferma, però ero sempre io, per cui non ero guidata nella posa. Infatti, era questo. Sì. Forse è proprio questo, ci sono dei fotografi che sono un po' in positiva, ecco, diciamo che sono un po' tendono a imporre. Foto di un certo tipo, è chiaro che ci vuole anche un'indicazione così, però io con loro non c'era questa necessità, per cui sono delle foto altrettanto spontanee come quando mi scatto da sola, ecco. Sì. Ma non ne ho fatte tantissime di queste cose, magari più avanti avrò un'impressione diversa, però tendo ad essere abbastanza libera anche di fronte a qualcun altro, ecco. Sì, in effetti secondo me è una cosa importante comunque lasciare un po' libero il soggetto, anche per esempio quando ho scattato, cioè cerco un pochino di lasciarlo anche perché sennò vengono delle espressioni come quelle che faccio io quando mi si mette davanti uno che vuole magari dirmi mettiti così, mettiti così. Io non gli dico mai alle persone mettiti così, mettiti così, dico semplicemente magari adesso cambiamo posto, ci mettiamo qua e lascio un po' libere, cioè. Poi gli ultimi scherzi che ho fatto non avevo nemmeno l'attrezzatura giusta e come pannelli, siccome ero in esterno, vi dico soltanto che come pannello riflettente mi sono attrezzata col vassoio della pasticceria. No, io l'ho usato più di una volta. Allora, Buona idea, dai ragazzi, pure quello grazie. dorato, poi ho preso quello sardo. È capitato. Ma io sono stata fotografata da pochi. Più che altro sono più le foto che mi sono fatta da sola, ma non perché sono preziosa, perché chi mi fotografa tanto mi deve prendere come sono, cioè così. E non tutti sono disposti, tu lo sai già, Lidia, che ne abbiamo già parlato. Quindi quando mi cuciono addosso un'immagine che hanno loro in testa, ma non corrisponde a quella che sono io rifiuto. Io dico sempre, io sono autosufficiente, cioè se voglio fotografarmi lo faccio da sola, bene, male, non mi interessa. Se trovo una persona che mi lascia essere me, io sono
a mio agio, perché ormai non sono tanti anni come Melissa o come Cristina, però un minimo di conoscenza di me stessa ormai l'ho acquisita, quindi la mia faccia è sempre questa, il mio corpo è sempre questo, non sono particolarmente teatrale, quindi non mi puoi chiedere cose plastiche o cose perché non ce la faccio, cioè non è proprio la mia persona. Ma se trovo la persona che mi lascia essere quello che sono, io sono contenta, perché da una parte vedere come ti vedono gli occhi degli altri e se riescono a tirare fuori quello che sei veramente, la trovo sempre una esperienza che mi può arricchire e io posso imparare qualcosa. Sì, cioè, è interessante. Sia dal punto di vista cambio. Certe volte addirittura mi sono divertita, perché non imponendomi le cose, era come un gioco, era come entrare in dialogo con quella persona, esatto, però ero sempre io che dialogavo con lui. Se invece devo essere io che faccio finta di essere un'altra, No. In quel caso rifiuto, non mi interessa. Cioè, ci sono cose che proprio non mi appartengono, ma non è un giudizio verso chi le fa. È proprio una cosa che non fa parte di Claudia. Quindi perché devo che mi vado a snaturare e rovino la mia immagine, ma non agli occhi degli altri, ai miei, cioè a me interessano i miei occhi. E quindi se non siamo sulla stessa lunghezza d'onda, va bene così, amici come prima. Quindi io sono un po' un soggetto difficile, perché sembra quasi che non voglia essere fotografata. Io sì, però mi devi accettare come sono, non impormi la tua idea, ecco. Per il resto va bene tutto, è un'esperienza che reputo sempre bella, sempre costruttiva. Dunque, sempre più fotografi, cioè che Claudia sta confermando la mia impressione che forse era ritagliata di più sul suo profilo. Il ruolo del fotografo non credo sia neutro. Il ruolo del fotografo non credo sia neutro e può arricchire quanto penalizzare il profilo del soggetto fotografato. Certo. È quello che stavo dicendo. Oddio, è quello che io non accetto. Tutti. È il discorso che ho fatto prima, cioè mi puoi arricchire come mi puoi rovinare, ma non, ripeto, agli occhi degli altri, agli occhi miei, non mi riconosco nella foto. Sì. Non sono io, in quel senso io intendo rovinare, perché non è che sto criticando il fotografo, sto dicendo che io sono io e non riesco ad adattare, cioè una modella professionista, sì, la paghi, sì, fa qualsiasi cosa, perché è il suo lavoro, il mio non è un lavoro, il mio è una passione, quindi mi devi prendere come sono e io prendo te come sei. Ci dobbiamo venire incontro, dobbiamo pensare la stessa cosa, se non la pensiamo tu perdi tempo, io perdo tempo, lo dico sempre, perché sì, dobbiamo... Credo che alla fine chi sceglie di fotografarsi è perché alla fine ci sono, noi siamo sempre sotto gli occhi degli altri. Ci cuociono costantemente addosso un'immagine che può essere la nostra come può essere completamente sempre. E quindi uno dice se ho scelto di fotografarmi io personalmente significa che ho deciso invece che essere guardata di guardarmi per una volta. Guarda, però è un discorso che riesce a passare questo, proviamo a passarlo con questa live. Chi si autoscatta di solito appunto vuole guardarsi e raramente sceglie di appunto dire torno di nuovo nella posizione di essere guardato, che mi si cuce addosso qualcosa, specialmente appunto se non fa la modella professionista, perché allora in quel caso magari appunto è abituata anche a recitare un ruolo come un attore, un'attrice, che può anche divertirmi, certe volte l'ho fatto ma in autoscatto paradossalmente, ma perché mi andava a me di giocare, ma lo scegli tu, ma lo scelgo io, esatto. Io devo dire che interpreto molto in tutti, sia quando mi fotografano che quando lo faccio io
La cosa che mi piace molto del farmi fotografare è che io ovviamente non ho quei limiti di spazio e relativi al fatto che devo fare l'autoscatto, quindi riesco anche a muovermi, a creare quelle armonie del corpo che mi piacciono tanto e i movimenti di quell'arte del corpo proprio, che purtroppo da sola faccio fatica, che molto spesso vorrei mettermi delle pose allucinanti e... da soli non è facile. Io sono un po' folle rispetto alle pose e riesco a farlo solo quando mi si fotografa, non potrei mai, magari più avanti, adesso non riesco proprio, proprio problemi grossi. E quindi in questo senso il fotografo mi viene molto in aiuto e mi sento ancora più me stessa, posso danzare, posso fare tutto quello che voglio senza dover pensare, oddio, devo andare a vedere com'è la messa a fuoco, cioè sono libera in questo senso. Per il resto sempre io, non mi sento mai persa da quello che sono, anzi, adesso è un periodo che vorrei provare altro genere, perché non mi piace solo un genere, quindi vorrei un pochino dare un altro mood con alcuni fotografi, e penso che me stessa anche in questo caso, quindi la stessa, però mi piace molto anche la ricerca, l'evoluzione, andare avanti, capire anche qualcosa di diverso. Sì, quello che dicevamo prima, sì, che una volta che ce l'hai in mano quello strumento, cresce un pochino con te e ti dice: beh, adesso voglio sperimentare anche questa altra cosa. Non lo voglio più fare, però un esperimento io voglio sempre farlo, sempre farlo. Provo, poi quello che viene viene, se piace bene, se no sono sempre là, Claudia. Vabbè, se piace, ok. Assolutamente. Comunque è interessante che appunto tutte e quattro abbiamo anche scelto in alcuni momenti di rivolgere la macchina sul nostro corpo. E questo è un argomento che abbiamo affrontato. Cristina, se si è recuperata qualcuna delle mie dirette, avrà visto che è uno degli argomenti che, su cui piano piano abbiamo costruito qualcosa. Tra l'altro c'è Margot Leblanc che si era connessa e che ci ha salutato. E lei è stata proprio la prima con cui ho inaugurato il filone sull'universo femminile. Poi abbiamo fatto dirette con un sacco di persone su questo argomento. Effettivamente il corpo della donna, ma non solo, tutto quello che riguarda un po' l'universo femminile è qualcosa che può trovare diverse forme di espressione. Io dico che ci sono tantissime cose che rimangono inespresse, che ancora vengono considerate dei tabù, ed è bello che con la fotografia anche si contribuisce un po' a rompere degli schemi. Per questo ho detto bello quando ci sono delle teste libere, nella mia storia ho scritto scardinare gli schemi con la fotografia, scardinare un po' gli schemi con la fotografia, che non fa mai male. In questo periodo c'era a Roma, che me lo sono perso, se l'avessi saputo salivo prima, c'era un festival sulla violenza sulle donne, mi sono recuperato un video con la Serena Dandini, la Michela Murgia, Chiara Valerio, Estradoro, Chiara Valerio. E stiamo parlando un po' di questi tabù. Per esempio dicevano che la bellezza è un'arma che tante volte ci viene rivolta contro, e che in molti casi le donne non si sentono a posto con se stesse, non si sentono a posto con se stesse, non si sentono in ordine, quasi come se appunto si dovessero rispettare sempre determinati canoni che sono comunque presenti all'interno della società. Ed era curioso il fatto che loro hanno messo anche in relazione con la cosmesi, perché cosmesi si deriva dal greco cosmeo, che significa mettere in ordine, e diceva: in effetti quando una donna non si sente a suo agio col corpo o comunque col suo aspetto, dice: non mi sento in ordine. Io non so
che dire, cioè io proprio mi tolgo dal discorso perché non, cioè, capisco i problemi delle altre, però io non li ho. Specialmente adesso che sto invecchiando, li ho ancora meno, non che non li abbia avuti, ma non in una maniera così sofferta come mi sembra lo stiano avendo adesso le ragazze giovani. Che sì, quando c'era moltissima meno libertà, era una libertà che andava conquistata tutti i giorni, ma in una situazione veramente pazzesca. E quello che mi meraviglia è che adesso, dove c'è il modo di esprimersi, di essere è molto più facile, diciamo, che noi vecchiette abbiamo spianato la strada a un certo tipo di pensiero. Dovrebbe essere così. Gli si stanno rimangiando tante cose. Forse non hanno studiato la storia che abbiamo fatto. Guarda che di recente sono uscita con una ragazza nigeriana che mi ha detto che lei è rimasta colpita dalla storia delle suffragette, ne ha parlato con le sue compagne di corso universitario e quella mi ha detto chi? Non sapeva chi erano le suffragette, quindi mi sa che non hanno studiato. No, anche si sono trovate la strada abbastanza spianata, però di fronte a una libertà così grande penso che ci sia anche la paura di sentirsi liberi. Per cui è come se si creassero dei problemi per soffrire, che è una cosa non necessaria. In effetti ci sarebbe così tanta libertà e poi però creano nuovi ostacoli. Per esempio la Michela Murgia mi ha fatto morire dalle risate perché ha rilevato che tante riviste ti dicono come vestirti a 40 anni, come vestirti a 50 anni. E lei ha risposto, sapete come mi dovete vestire? Come cazzo mi pare? Come cazzo? Appunto, si è così libere e loro vorrebbero imporre nuove regole che lui dice, ma... Cioè, al mercato, voglio dire, la cosmesi, i vestiti, le scarpe, le borse, tutto fa soldi, no? Per cui ovviamente, però penso che uno di fronte a queste cose può anche sentirsi libero di non accettarle. Però è vero che ci sono tante cose che ancora sono dei tabù. Per esempio, io stasera mi sono messa il rossetto rosso, io questa cosa non l'ho mai vissuta. Sempre la Michela Murgia mi ha fatto morire alle risate che ha detto all'epoca mia. E io venendo comunque dalla provincia mi hanno insegnato che il rossetto rosso per una ragazza per bene non andava messo perché era quel rosso, scusate la parola, puttana, ecco. Conta che la Michela Murgia è sarda e quindi viene da una cultura molto ostica. Pure io sono arrivata. Mi cambio l'ottica perché ho caldo, mi metto qualcosa di più perché sto morendo. Comunque una cosa interessante è che appunto la fotografia può essere utilizzata per riflettere proprio sulla propria immagine e per rimandare questa immagine di sé anche all'esterno. Una volta che tu la pubblichi, la condividi, stai rimandando quella immagine di te all'esterno. Per questo la domanda che vi volevo fare è se è cambiato il rapporto con voi stesse, non solo col vostro corpo, proprio con l'immagine che avete di voi stesse, come dico, per esempio tu Cristina, il rapporto che hai con Cristina, se è cambiato con la fotografia, se hai scoperto cose nuove attraverso la fotografia, cose nuove di te come Cristina, ma anche come donna. Ma nemmeno tanto, perché, so come dire... Cioè, appunto io mi fotografo quando sento che ho voglia di fotografarmi, per cui in quel momento sono io e non vedo molti cambiamenti in me, forse li vedo nella fotografia, nel modo in cui mi fotografo, questo sì. Una fotografia che ti piace particolarmente, questo te lo volevo chiedere, in effetti ve lo voglio chiedere un po' a tutto, una fotografia che ti piace particolarmente, magari che hai scattato anche in questo periodo? Anche quelle che sto pubblicando in questi giorni, questi pezzi di corpo che sono un riassunto di un corpo intero, perché un po' sto decidendo di non fotografare per un po', per cui ho detto mi riassumo in 5 scatti e poi dopo ci penso se fare questo, se fare altro, se smettere per un po'. Era come così.
chiudere un capitolino e poi vedere se lo riprendo in altro modo, nello stesso modo, non lo so. Bello, comunque, interessante. Conosco degli artisti che hanno elaborato le parti del proprio corpo con il gesso, invece, anziché con la fotografia, per questo dico che ci sono tanti strumenti, hanno deciso di utilizzare il gesso per riprodurre questi dettagli del proprio corpo. Infatti volevo dire che tra le immagini che io adoro di più dell'ultimo periodo sono quelle con l'argilla. Quelle mi piacciono tantissimo. Sì, poi io adoro posare con altre donne, quindi le foto fatte con Chiara le amo tantissimo. Quelle sono bellissime, infatti, sì. Lei è molto brava. Bellissime quelle foto. Grazie. Molto favolose. Ringrazio. Molto espressive entrambe, molto belle. Comunicative. È bello poi tra l'altro vedere la sinergia tra due donne, esatto. Che è sempre così difficile, cavolo, non so perché, sì. E vederla è proprio bello, cioè fa proprio bene, dici, che meraviglia. Una sorta di complicità creativa. Esatto, bella pulita, cioè, pura. Bella pulita, esatto, quindi molto molto belle, molto molto belle. Grazie, grazie. Follow the White Rabbit voleva sapere con quale criterio scegliete di scattarvi a colori o in bianco e nero. Mi sento in bianco e nero a colori? Certo. Allora, in bianco e nero lo scelgo secondo me in base a quello che mi dice il contrasto, perché io già avendo questi capelli neri ho sempre sfondi molto scuri, mi piace il bianco e nero, mi piace tantissimo, ma faccio fatica ad usarlo perché io scompaio, cioè capelli neri basta, a me non mi si vede più, e quindi deve essere proprio la foto adatta con lo sfondo bianco, io bianca, con questo cappello nero, allora riesco, se c'è anche una buona luce, riesco a virarla in bianco e nero. E alcune foto che ho fatto in bianco e nero mi dicono, erano meglio a colori. Va bene. Alcune a colori era meglio bianco e nero. Vabbè ragazzi, io faccio come posso. Cioè, vado anche un po' lì a sentimento, cioè come mi vedo, se scompaio non mi vedo. È semplice la cosa. Io sono una partita del bianco e nero, io sono una partita del bianco e nero, però mi piace vedere le tue foto a colori, per esempio. Ma io nasco in bianco e nero, cioè io per anni mi sono fatta solo in bianco e nero perché non riuscivo a vedermi a colori. Anch'io. Non ce la facevo. Mi vedevo a colori, poi ho tanti tatuaggi, quindi c'è un miscuglio di colori. Non ce la facevo. Poi ho cominciato a provare, perché comunque, perché no? E adesso ultimamente sono quasi tutte a colori, perché mi piacciono i colori. Poi magari fra un mese sarò tutta in bianco e nero, perché mi piacerà. È anche lì, è a sentimento, a sensazione. Cioè, poi se sono particolarmente cupa, faccio bianco e nero, perché sono proprio cupa dentro, cioè sono mortifera, allora divento bianca e nera. Ma se sono mezza tranquilla, posso stare anche a colori. È sempre un sentire, ecco. Non è un filo logico. Infatti il mio profilo mi rendo conto che è pieno di tutto, non ha un filo logico, perché c'è il fiore, il gatto, il fiore in bianco e nero, il fiore a colori, il gatto in bianco e nero, io in bianco e nero, io a colori. Uno impazzisce se non mi conosce, dice, ma questa cosa fa? Sono io, rispecchia me, cioè confusione, caos, andare così, come mi gira vado. Capisco, io sono così anche con la pubblicazione, nel senso che non riesco i trittici non mi riescono perché quel giorno lì voglio pubblicare quella foto lì e il giorno dopo un'altra non riesco a seguire quello, già riesco a farlo di più perché magari faccio la serie ultimamente ed è più facile, no? Le scatto e vado per quella, poi magari ci butto in mezzo una cosa che non c'entra niente. Queste sono le regole di Instagram, in effetti le regole di pubblicazione di Instagram certe volte rompono un po' le scatole.
Sì, ma anche perché io mi rendo conto che magari faccio la mia bella serie col kimono, che cavolo è, e poi ci metto quella riga di fiori da cimitero che dico, vabbè, oggi è così, mi piacciono, ci metto. E interrompo la serie, poi la ricomincio il giorno dopo magari poi ci metto il mio bel gatto e vado avanti con la serie. È un diario per me Instagram, non ha bellezza di essere... Quando mi dicono la griglia, io, cos'è la griglia? Ma no, tutte le foto da una parte, tu, poi se no metti lo spazio nero, io, ma no, ma chi se ne frega? Cioè io metto, ma va! No, la griglia! No, è così pure per me, a un certo punto deve essere la mia pagina, devi sperchiarmi. E sapete una cosa? Io mi sento in realtà respinta da quelle pagine troppo professionali, ci sono quelle pagine che sono belle. Però quando me ne sono occupata per il marketing c'erano alcuni che davano consigli e guardavo le impaginazioni e dicevo ma se io vedessi una pagina così direi questa non rispecchia una persona, è una cosa artificiosa, è una cosa, è strutturata, non ti vedo niente della persona. No, perché è standardizzata, no? Sì. Cioè, segue uno schema. Io lo posso seguire nella mia vita, ma qua faccio come mi pare, nel senso non posso far contenti gli altri, mettere tutte le foto in bianco e nero da una parte, tutte quelle a colori, tutti i gatti da una parte, ma non ne ho voglia. Ma perché? È un eclettismo che è molto piacevole, anche perché ti dà l'idea di come sei magari quel giorno e facendo sì, esatto, è bello così poi alla fine. È la spontaneità. Sì. Cioè, l'estetica fino a un certo punto, poi è... Ripeto, è il mio diario, quindi lo gestisco come voglio, se non piace... No, assolutamente, già c'è Instagram che imbriglia abbastanza, che rompe le scatole già abbastanza, eppure dobbiamo stare a guardare le griglie... No, non è cosa. Sento io come pagina caotica, e vai! Ce l'abbiamo in Argentina che si ricorda pure che a un certo punto sono sbucati fuori dei gorgheggi, a un certo punto mi hanno messa pure a pubblicare. E ho detto, oh mio Dio, ma che cazzo c'è dell'India? Cioè, questa pagina sta diventando un po' troppo incasinata. Ho detto, vabbè, dai, ce lo sta, dai. Bene, va più così. Ma che bello improvvisare! Ma sì, no, fino a pubblicare. Di cui ultimamente sto cercando di puntare è la cornice intorno alle fotografie, anche perché ho avuto questa... mi sembrano più quadri, ecco. Allora preferisco incorniciarle, anche perché spesso mi perdo dei pezzi. Sì, infatti. Si perde un po' di qualità, ma comunque almeno hai l'immagine intera. Sì, ancora più piccola, però vabbè. Sì, questo l'ho notato, questo è un altro problema della pubblicazione su Instagram, che ti impone quel taglio quadrato. Quando uno scatta, a un certo punto anche quella è scelta personale del fotografo, come la vuole tagliare la foto, cosa vuole includere, cosa non vuole includere. Se tu mi dai il formato quadrato, ci può stare come non ci può stare. Esatto. A un certo punto ho cominciato a inserire le griglie bianche, possono essere belle, possono essere brutte. Alcuni mi dicono, Lidia, che cos'è questo bordo bianco quando le porto magari al di fuori di Instagram, poi mi si crea il problema che devo togliere tutti quei bordini bianchi. E insomma, c'è una domanda per Cristina invece. Per Cristina, qual è il rapporto tra il corpo nudo e lo spazio circostante in cui si fotografa? Per me è molto importante, infatti mi sento molto ristretta in casa perché vorrei ambientare il mio corpo nello spazio. L'ho fatto quando ho avuto la possibilità, per esempio quando ero a Creta, dove potevo comunque starmene nuda, dove mi pareva, ed era, mi sentivo molto inserita. Lo spazio di casa è un po' più restrittivo, per cui devi fare anche delle scelte diverse, però devi concentrare molto su un punto, in modo che la foto abbia anche un senso, che dia comunque almeno un'emozione, se non sia visiva che anche di cuore, diciamo, di pancia, ecco questo. No, mi piacciono molto le foto che hanno spazio intorno e il corpo, però
riuscire a farlo in città, potrei mettermi in strada nuda per buscare. L'ho fatto nel cortile di casa. Quel terrazzo è meraviglioso. Però l'ho fatto, c'è un cortile qui sotto in cattedrale, in aprile, ho detto vado perché c'era quest'albero di edera molto bello. E prima l'ho fatto un paio di vestiti, poi ho detto adesso mi spoglio. E sono, quelle sono anche molto belle. Sì, in effetti però, lo spazio, sì. Con lo spazio mi piace. Anche perché, cioè, apparteniamo anche allo spazio. Assolutamente. Una cosa che mi piace è proprio vedere alcuni fotografi come fanno a interagire i corpi dei soggetti fotografati con lo spazio attorno. C'è un fotografo che non mi ricordo, si chiama Roger Ballen. Io purtroppo, dovete perdonarmi, ma faccio i ribattezzi, quindi gli cambio il nome a tutti. Beh, questo qua, mi perdonerà, però era... Lui è terribilmente estroso, quindi addirittura fa dei ritratti emotivi facendo un passo in più, facendo sì che lo spazio che circonda il soggetto sia una specie di riflesso di questa dimensione emotiva che vuole ricreare, mette intorno. Addirittura c'è stata una serie che faceva con dei graffiti attorno al soggetto ed erano tutte come scenografie disegnate da lui, quindi c'era questo bel rapporto tra il soggetto fotografato e questo spazio circostante. Effettivamente, comunque, un corpo si inserisce sempre all'interno di uno spazio. I fondali neutri mi piacciono molto anche per fotografare, grigio, nero, bianco, perché puoi giocare un po' di più sulle luci. Però con uno spazio, per esempio, all'aperto, come dicevi tu, si possono creare degli effetti molto belli, perché puoi giocare anche con degli elementi naturali, per esempio degli alberi. Gli alberi. La mia passione. Questo è il prossimo step. Appena riesco, perché ho i vicini, vado anch'io con il mio cavalletto, la mia macchina, mi spoglio nuda, sperando che non arrivino, e devo tentare questa strada. Guarda, esci con una sottoveste nuda, te la metti in un attimo, cioè ti devi organizzare. Però... ci sto studiando, perché con i fili d'erba, magari in primo piano, poi io no, viceversa, i fiori, sì, gli alberi. Ci devo un po' studiare, però è un po' che ce l'ho in testa, che mi vedono partire, come vedono sfogliare le vesti che vanno in cielo. Io clic, clic, clic. Però è una cosa che mi interessa un sacco. Quella mi piace tanto, non l'ho mai sperimentata e vorrei provarla. Però a breve, appena viene bello, perché qua siamo in Liguria, piove sempre. Appena riesco, vado. Appena riesco, vado. No, io devo dire che chi ha scoperto me lo sa, appena vedo un albero mi ci piondo sopra, una simmia, mi arrampico, per forza, devo per forza interagire con la natura in qualche modo. Anche in questo mi sono venuta salute, ho grandi fotografi, per fortuna, perché ho potuto fare tutte le mie evoluzioni in Santa Paola. Sì, anche all'esterno, sono molto belli. Sì, in esterno mi piace tanto, infatti non vedo l'ora adesso di nuovo di riuscire, e probabilmente, per esempio, sulla spiaggia si può optare per una spiaggia naturista senza problemi. Nei giardini no, purtroppo. No, in esterna uno dice magari non riesco a gestire bene la luce, no, invece ho visto che proprio sfruttando gli elementi naturali si possono creare delle belle, dei bei effetti d'ombra. Per esempio, se hai dei pannelli riflettenti puoi deviare la luce, puoi creare dei bellissimi effetti d'ombra, per esempio con le foglie. Io ho riflesso la luce sul volto di alcuni soggetti, facevo praticamente un tatuaggio di foglie una parte del viso, questo mi piace terribilmente. Quando l'ho scoperto ho detto che figata, adesso voglio farlo. Bello, bello. Io gioco anche molto con la cicatrice quando sono all'aperto, con le luci, mi piace molto metterla in evidenza, creare qualcosa di artistico. No, lo spazio attorno è importante, è importante comunque dove ci si colloca. Sì, anche perché dopo un po' la casa veramente... Cioè, o sei super fantasioso, ma dopo un po' la fantasia si esaurisce. Almeno la mia sta
cominciando ad annaspare, perché non so più, cioè, ho usato qualsiasi cosa. Tutti gli spazi, tutti gli oggetti, non so più cosa fare. Vado sempre dai cinesi, penseranno che sono un entrenese, perché vado fuori con questi completini da 10 euro, queste mutande immettibili, perché le uso giusto per le foto, poi non ci vado in giro col kimono in casa, giuro. E c'è il commesso che mi guarda, fa passare se reggi calcio, mi guarda un po' e mi dice, però poi dopo un po' basta, cioè organza, fiori, conchigliere, completini, basta, non so più cosa mettere. E quindi adesso il prossimo passo sono i fiori, che però a me secca tagliarli per fare le foto quando li uso, perché ormai sono sul viale del tramonto, e allora li prendo, e se no io li lascio stare, mi scoccia. Però quindi interagire io proprio nell'ambiente, lasciandolo così com'è, che siano erba, fiorellini, anche tarassaco, cioè cose banali, quella è una cosa che adesso vorrei provare con Giugno, provare a fare. Sì, assolutamente. Cambiare un po'. Una cosa sempre che mi piace molto. Una cosa rimanendo che sempre nel mio, Sì. Cioè rimanendo nel mio dettaglio, poi magari mi ingrandisco, eccetera, eccetera. Devo studiarlo, perché un poco ci penso, ma ovviamente è una cosa che trovare il luogo giusto, posizionare bene la macchina che non cada, non è, bestie che passano, perché io vivo in praticamente in montagna, e quindi non è semplicissimo. Però questo è il nuovo progetto in via di sperimentazione da fare. Poi dopo questo butto via la macchina, ciao, basta. Ma no! Claudia, hai mai scattato con qualche altra donna o con qualcun altro? No, sì, con una mia amica una volta, ma era un fotografo che ci fotografava. Ora veramente la mia missione era mettermi io dietro la macchina e fotografare sia le donne che gli uomini, perché gli uomini non lo diciamo mai, ma sono difficilissimi da fotografare. Già. Sì, uno perché non si prestano, hanno sempre una cosa in testa, cioè devi fotografargli sempre una stessa zona. E invece no, l'uomo se vuole può essere molto poetico. E quindi volevo cimentarmi in questo, qualche cavia che devo vedere e... Volevo provare sia uomini che donne, però io sono fuori, cioè io sono chi scatta. Invece il mio progetto prevede la mia partecipazione ai miei autoritratti con una persona, così abbiamo iniziato con Chiara, adesso vorrei andare avanti con qualcun altro, Claudia quando vuoi, anche Cristina, possiamo provare. Certo, volentieri, volentierissimo. Sì, però sì, non lo so se riesco a introdurre qualcuno, per il momento no, preferisco guardare, cioè vedere se riesco a fare il lavoro che ho fatto su di me, quindi usare i miei occhi come mi sono guardata io e guardare gli altri, vedere se sono in grado di tirare fuori le stesse sensazioni, che è difficile. Non è facile, non è facile. Allora, per me è stato facile farlo con questo mio amico, appunto, che dicevo, perché a parte che era un vecchio estremamente fotogenico, però assolutamente indifferente al fatto che io stessi lì girando intorno con la... Per cui era assolutamente rilassato e ogni sua espressione era un'espressione spontanea. Quello è stato, secondo me, il lavoro più bello che ho fatto in assoluto. È proprio perché non è facile che lo voglio provare a fare. Però anche avvicinarsi agli altri, io ci voglio provare, perché... Anch'io. Ma io cerco persone normali, non voglio modelli, modelle, persone assolutamente normali. Normali, anzi, più normali sono, meglio è. Perché il modello si mette in posa, è troppo facile. Cioè, qui viene bene, perché è bello, si mette in posa e il lavoro è fatto. Cioè, va bene. Una persona deve entrare, come me, deve entrare in sintonia, ai suoi tempi, la deve mettere a proprio agio, e quindi è un lavoro
quasi. Sì, credo che alla fine il fotografo, quando scatta qualcuno, deve diventare un po' lo psicanalista di quella persona, perché deve entrare nella testa di quella persona e rispettarne quantomeno l'identità. Esattamente. Comunque il minimo che deve fare è metterlo a suo agio, cioè esatto. è una Non cosa deve fare quello impensabile. che dico io, ma deve fare quello che sente lui. Io posso dirgli girati di là, girati di qua, ma poi deve essere assolutamente libero di, libera di fare quello che sente, come lo sono io. Questo allora, è ti propongo un altro progetto. Di posare con me, perché io sono con te sicuro alla libertà appunto dell'espressività personale. Molto volentieri, quando vuoi. Con grande piacere. Anche Cristina, lo sa, Cristina. Poi stiamo quasi vicine di casa, per cui non so, sarà facile. Dai, sì. Vabbè, io arrivo da Genova, ce la posso fare, non sono così lontana. Dai. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Con piacere. È vero, alcuni allora, uomini sono abbiamo da fotografare. Qualche commento, sì. Effettivamente, sì, è interessante. In effetti, però, gli uomini non ci sono, lo dicevamo pure in un'altra diretta. Ah, qua c'è un ragazzo, Giulio, che dice: sono un filmmaker sperimentale, per me il corpo e lo spazio sono essenziali. Ma guarda, un po' si può rispondere anche in un spazio ristretto, secondo me, dipende da come lo fotografi, voglio dire che... Comunque dice che il weekend prossimo sarà a Bologna e gli piacerebbe conoscere Cristina. Ci pareva. Vabbè, sentiamo. Le foto di Pia dice: non è semplice stare davanti a un obiettivo. No, per questo dicevo appunto che il fotografo deve cercare di mettere a proprio agio il soggetto, altrimenti non può ottenere. Prima di tutto non può fare il suo lavoro. Esatto. Non può fare assolutamente il suo lavoro se non riesce a mettere a proprio agio. Invece ci avevamo domandato prima Diana e Stefano, che non riesco più a ritrovare la domanda, abbiamo domandato chi è fotografa professionista e chi è amatoriale. Non ho capito. Ci hanno domandato chi è fotografa professionista e chi è amatoriale. Amatoriale. Amatoriale, amatoriale. Amatorialissima. Non è il mio mestiere, quindi anch'io sono un fotoamatore. Foto non so il femminile, foto amatrice. Amatrice, come la fate? Foto amatrice. E invece per quanto riguarda quello che vi ispira di più, perché appunto abbiamo detto che quando ci fotografiamo è più una cosa emotiva, quando fotografate qualcos'altro, magari quando fate scatti di strada oppure vi rivolgete a qualche altro soggetto, quali sono i soggetti che vi piacerebbe fotografare? La butto lì, appunto abbiamo detto che per esempio Cristina ha detto che le piacerebbe tornare a fare fotografia, street photography, fotografia di strada. Qualche soggetto che vi piacerebbe provare a fotografare, che avete visto magari online, qualche altro genere di fotografia che vi piacerebbe sperimentare? Non lo so, io ho sperimentato fotografia, ho fatto una volta tutta una mattinata nella stazione di Bologna con qualche difficoltà perché non si può, non si può, non si può, però mi infilavo fra la gente ed è stato un bel progetto quello. No, io vado in giro con la macchina fotografica, poi c'è qualcosa che mi colpisce, mi avvicino molto e scappo. Può diventare anche spesso molto banale, perché quella con l'ombrello, l'altro che attraversa la strada, cioè deve essere qualcosa che mi mette in relazione con quello che io vedo, con il soggetto che vedo, sì. E allora lo posso scattare. Altrimenti è facile fare delle foto di strada, voglio dire, ti vedi lì e fai clac clac. Deve essere qualcosa che... Qual è la cosa che succede pure a me comunque?
metto solo io, ecco, questo voglio dire. Cioè, io sono sempre la fotocamera dietro. Non so voi se per esempio avete continuamente, vabbè, abbiamo tutto il cellulare dietro, quindi alla fine è come se avessimo costantemente... Porto una Fuji piccolina, quella è perfetta perché la metti in tasca, se vuoi di scattare fai, altrimenti niente. No. Un genere che ho sperimentato in passato erano i ritratti vuoti, quelli che chiamano anche in francese portrait ancré. E praticamente consiste nel cercare di riprodurre una persona o un concetto mettendo insieme degli oggetti. E di solito si fanno con la ripresa dall'alto. Quello mi è divertito, tante volte parlo, ma perché venendo da una formazione pubblicitaria, tante volte è una formula che viene utilizzata in pubblicità, questi ritratti vuoti. Per esempio, era celebre la pubblicità della pasta Panzani, una pasta francese che, guarda caso, per pubblicizzarsi aveva messo insieme tutta una serie di elementi dell'italianità, quindi aveva messo il rosso, la rete da spezia, i spaghetti e cose di questo genere. Era una cosa abbastanza divertente, mettere insieme degli oggetti che rimandassero a un concetto oppure a una persona. Che tra l'altro è stata anche sfruttata come tecnica dalla pubblicità della vodka Absolut, quando aveva fatto la vodka che si trasformava un pochino in tutti gli oggetti. Non so se vi ricordate la campagna pubblicitaria della vodka Absolut. No, no. Io ho visto le cartoline che sono molto belle, però pubblicità in televisione così no, non me la ricordo proprio. Allora, qualche altro genere di fotografia che vi piacerebbe sperimentare o qualche altro progetto che avete in mente per il prossimo futuro? Io sono a posto, direi, per almeno 2 anni, quindi devo fare tutte le stagioni, tra l'altro, Perciò... sono a posto per un po'. Altro genere di foto? Io credo che per me non esista null'altro, a parte il gatto e le cose, i fiori vivi. Non mi sento portata assolutamente per la street, ma non perché non mi piaccia, perché faccio delle foto veramente che, ma non banali, di più. Cioè non riesco a cogliere quel particolare che magari gente vede e io dico, cavolo, cioè, come hai fatto a vederlo? Che io non ci penso, pure mi guardo in giro, Ma le poche cose che ho fotografato, ho detto, madonna, che schifo, merda, scusate. Ma puoi cagare. Però la posto, vabbè, dai, un ricordo. Però ho capito che non è assolutamente il genere mio. Non sono proprio capace. Non so cogliere... il momento della persona con l'ombrello, senza ombrello, la mascherina, adesso lo skate. Quando lo fanno io sono estasiata, ma non è roba per me, cioè proprio zero. La guardo con piacere, ma no, divago, cioè guarderei tutto quello che c'è intorno, tranne che il soggetto interessante, sono sicura che sono così io. Vado ovunque. Quindi no, quello che sto facendo allargandola ad altri, ecco. Niente. Ma io devo dire che la street anche mi piace molto e vorrei riprendere, adesso si può finalmente tornare alla vita. Però secondo me è molto più semplice farlo quando si ha un teleobiettivo, cioè in questo caso l'attrezzatura forse un pochino conta, perché col teleobiettivo riesce a essere molto distante, a cogliere cose davvero lontane, perché anch'io con una macchina fotografica, con una compatta, con un cellulare, la street non riuscirei mai, perché bisogna andare a cercare un dettaglio lontano. E quindi il teleobiettivo è indispensabile in questo senso, quindi sì, è molto questo bello. Questo mi è successo, per la suite sì, mi è successo appunto di aver bisogno di inquadrare qualcuno che era lontano e non puntargli l'obiettivo proprio in faccia, perché questa è una bella differenza, perché il ritratto di strada è diverso dal ritratto che si fa in studio o dall'autoscatto. Quando hai davanti una persona, quella è consapevole che stai scattando una foto, è proprio il tuo obiettivo dirgli, insomma,
sei davanti alla macchina fotografica, ti so, deve essere consapevole. Quando fai un ritratto di strada, invece la cosa bella è togliere la persona e il fotografo sparisce. Ecco, il fotografo quando fa street un po' deve sparire, deve essere. Ricordo che ero sulla panchina, tutto quello che vedevo, ma a distanza di 100 metri scattavo i miei scatti di street, sono fatti tutti molto lontani, no? Cioè ero veramente distante. E poi mi piacerebbe riprendere con la fotografia nei live, quello mi piacerebbe tanto, proprio la musica, c'è sempre la musica. Vedete, adesso si ricomincia comunque. E quella è una cosa che vogliamo tutti, perché è una cosa che ho detto, è che le arti performative, se non si danno una mossa, le faranno morire. Non è che possiamo davvero pensare di guardarci i concerti in digitale, perché no, assolutamente. Non è la stessa cosa. Anche la danza piaceva quando c'era la. A settembre a Bologna, queste settimane della danza, questo mi piaceva moltissimo, perché poi lì c'era lo spazio, c'era il corpo, c'era il movimento. Io ho conosciuto dei fotografi che facevano una tipologia di foto che era la foto di teatro, cioè loro fanno dei corsi appositi per fare la foto delle rappresentazioni teatrali. Quindi sono abituati in un certo senso, anche quando vanno a fare fotografie liberamente, a mettere in scena delle vere e proprie storie. Amano molto costruire delle narrazioni con gli scatti, amano molto anche mettere su delle scenografie quando possono, se no comunque creano delle narrazioni. Questa è una cosa che volevo domandarvi, vi piace di più lo scatto singolo oppure anche creare delle narrazioni con gli scatti? Ma creare delle narrazioni è bello, sì. È impegnativo comunque, perché devi... Certe volte basta anche uno scatto in effetti per esprimere un concetto, però certe volte... È bello avere anche un piccolo progetto, però deve essere una cosa che ha un senso, una completezza. È molto impegnativo fare una narrazione fotografica, perché non puoi sbagliare, perché metti in mezzo una foto che non c'entra niente, hai già distrutto tutta la storia. Però è bello, perché è impegnativo. Per questo ti impegna molto a cercare soluzioni, a mettere insieme le cose, a studiarti una trama, un inizio, un finale, elemento centrale. Sì, è stimolante. No, è vero, puoi anche avere una serie di concetti che vuoi esprimere, creare una narrazione attraverso una serie di concetti e prendere delle foto che ognuna rappresenti un abecedario, ognuna rappresenti quella sorta di parola, di concetto. Vabbè, tu invece, Lidia, tu? Del genere fotografici o proprio storytelling singolo? No, che cosa hai in programma di fare tu? Allora, dopo Arte al Carotene mi sono proponendo altri progetti strampalati, a quanto pare hanno preso il gusto a fare questi progetti con i colori. Non vi anticipo che cosa mi hanno chiesto, lo vedrete in futuro, io mi sono morta ammazzata dalle risate, vi dico solo che c'entra il giallo, però a che cosa l'hanno legato? Già quando mi hanno chiesto di fare la foto Arte al Carotene, io lì per lì ero rimasta un po' basita, perché quando fanno questi progetti comunque creativi, che è carino, comunque si creano queste idee, però ero rimasta un po' basita, perché ho detto bello, bello Arte al Carotene, però dicevo... La carota e alla fine è uscita fuori quella foto, io preferisco la margherita e mi ha salvato un fatto che ho visto sulla loro pagina, il Pantone, perché ho detto già il carotene è anche un colore, allora posso giocare sul colore, e ho ripreso un progetto che ho in corso
che riguarda l'avanguardista pugliese Tommaso Binga alias Bianca Pucciarelli. Sto cercando di fare una sorta di traduzione dello scritto in immagine, perché lei aveva scritto, a parte che è molto carino il suo abecedario, perché con il corpo lei negli anni 60 ha riprodotto tutte le lettere dell'alfabeto. Ma lei era una performer e faceva queste performance poetiche. Tra le performance poetiche c'erano queste lettere: mia cara amica, ti scrivo solo di domenica. Che alla fine sembrano dei nonsense, alla Beatles, all'inglese proprio, non hanno alcun senso, perché la performance un po' vuole scioccare il pubblico, vuole un po' smuoverlo. E mentre ti spara qualcosa che non ha senso, ogni tanto ci infilava cose come la cultura è una sopraffazione. Oppure ti scrivo di domenica, la prima è ti scrivo di domenica perché è l'unico giorno al femminile. E quella frase che mi hanno pure tolto l'articolo, quando sono andata in galleria, arrivo, mia cara amica, preferisco Margherita, ho detto, ma io è Margherita, ma io... Comunque era sempre di Bianca Pucciarelli, ti scrivo solo di domenica, mia cara amica, preferisco la Margherita. Un'altra che ho riprodotto è mia cara amica, guardare le nuvole e come partire. È una frase che mi è piaciuta molto, perché in effetti quando si guarda il cielo, non importa dove sei, è un po' come partire davvero per qualsiasi meta. Quindi questo è un progetto sicuramente che voglio portare a termine, questa traduzione. Poi sto portando avanti una serie di photoshooting per quel progetto di moda sostenibile che ho in corso, che ci hanno pubblicato come progetto. Mi vengono tutte le lingue, tranne, vabbè, ispiradora, ispiradora, ispiratrice, inspirational, vabbè, quello che cavolo è in italiano. E quindi ci sono queste serie di photoshooting che sono interessanti, perché finalmente per la prima volta, come dicevamo prima, ho rivolto l'obiettivo verso altre persone, perché diciamo la verità, io tante volte, molte immagini che mi vengono in testa, io ho come dico sempre, ho come una specie di bagaglio visivo, vado per immagini e tante immagini le vorrei riprodurre, però non necessariamente con me, perché in alcuni momenti mi piace riflettere sulla mia immagine. In certi altri vorrei semplicemente riprodurre le immagini che vengono in testa, però ci cioè, sono sempre io a portata di mano, specialmente col Covid non avevo nessuno a portata di zampetta. Un bel momento di riflessione comunque, dai. Ci ha aiutato a pensare o a ripensare. Però sì, è vero, a volte manca proprio un soggetto che porti a termine una certa idea, ed è complicato, anche perché comunque la scelta del modello deve essere molto inerente anche a quello che vuoi. Per esempio, per me è indispensabile, non lo so, un certo tipo di grafica, di eleganza nei movimenti. Sì, è vero, è vero. Lo cercherò anche nell'uomo, una certa femminilità, una certa capacità di grazia. In quei pochi, però vabbè. Aspetto. Prima o No, però io sto vedendo alcune che si stanno pubblicando e sono abbastanza dignitosi e decenti, anche poetici, voglio poi. No. dire, anche perché non si possono esporsi tanto, hanno solo un pezzo per da nascondere, per cui è anche più facile. Sì, ma ce n'è uno Ma è vicino che lo interessante, guardiamo, quel signore credo sia francese, no? Sì, che Arthur, io lo no, adoro, Ukraine. è favoloso, secondo me ha un modo di giocare con se stesso, con queste guepierre, con la Ah, sì. Coca-Cola davanti, e secondo me è un No, è genio, fantastico. è favoloso, lui è veramente un genio. È uno dei Sì. pochi che seguo con grande piacere perché intanto ha un'iniziativa perenne che co continua nel tempo e poi per ovviare a questa censura mette queste luci, questi ananas, cioè queste cose carine. Giocoso, molto ironico. Molto ironico, è quello che deve fare l'uomo, secondo me, se non è in grado di essere poetico, è essere molto autoironico.
Cioè, io per esempio amo gli uomini che si vestono da donna. Anch'io. Ma non con fare la scivo, proprio che si cioè, giocano. 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 Ah, ma questo è anche uno dei vantaggi della fotografia, che ti puoi trasformare. Esattamente. E invece la maggior parte rifiuta questa possibilità. Sì, perché sì. Io ho visto, avevo un amico che lo seguiva, Cristina, che era Casimir. Ah, che sì. Ora si è tolto, che era un uomo molto maschio come prestanza fisica, e si metteva tutte queste sottovesti da donna, queste cose di seta, questi kimono, ma era è un mio amico da diversi anni, quindi è lui che devo vorrei fotografare, ma lui si mette in gioco, cioè sì. Essendo molto maschio, col petto villoso, con queste camicine lì, enormi, questi no, capelli lunghissimi che si mette allo stretto, favoloso. Vogliamo lanciare un appello, uomini, mettetevi in gioco, perché non esiste solo il discorso al femminile, no. Poi c'è non solo, appunto, c'è un discorso del femminismo che dice i primi che dovrebbero farlo sono gli uomini. Fare questo discorso, appropriarsi, studiare esatto. La propria identità, studiare la propria immagine, e il corpo è parte di essa. Anche gli uomini dovrebbero in un certo misura risemantizzare questo benedetto corpo, trovargli dei nuovi significati, riflettere esatto. Sopra, anche giocandoci, come hai detto tu, è fantastico giocarci, scoprire anche che si può non essere sempre sé, non sempre fare il piacere romano. Per esempio c'è il personaggio esatto. Del piacere romano che non saprà mai mettersi in gioco, perché no. È quello che invece vuole sentirsi figo, esatto, cioè vuole continuare a sottolineare il suo essere maschio, sì, ma lo sei, va bene, ma io ti apprezzo se ti vedo con una sottoveste di pizzo. Per me sei maschio uguale, cioè sei solamente uno che ha una grande stima di se stesso, perché ti metti in gioco e hai voglia appunto di giocare, quindi doppia stima. Poi mi rendo conto che non sia facilissimo per tutti, lo capisco, però chi riesce a farlo e lo fa veramente, lo fa meglio di una donna, secondo me a volte. Lo fa meglio di una donna, perché c'è questo contrasto tra il maschio e la femmina, che si unisce in una cosa sola, che diventa una bomba. E infatti io sono convinta che per trovare un vero equilibrio di identità ognuno dovrebbe scoprire l'uomo la sua parte femminile, la donna la sua parte maschile, e così esattamente via. Esattamente, quando conosci entrambe le tue parti, perché ognuno ha un po' di maschile e di femminile in sé, ovviamente quando le conosci vai. Senza vergogna. Se sai essere ironico, se sai giocare sulla tua sessualità, significa che non hai più paura oltretutto di questo povero corpo che tanto flagelliamo. Perché parliamoci chiaro, la verità è che c'è ancora tutta questa censura, c'è ancora questa incomprensione verso chi gioca col proprio corpo, verso chi si autoscatta, compresa questa fotografa che vi avevo citato, che pure era del 58. Perché appunto ci sono ancora un sacco di tabù, c'è ancora una paura di questo corpo, di questa corporeità, soprattutto di vivere in maniera giocosa, ironica, insomma. Quando una donna si fotografa, si autoscatta, almeno per quello che ho sentito dire, le cose che mi sono state dette, la più brutta mi è stata detta abbastanza recentemente, ovvero che gli ho detto guarda, mi fotografo perché è un racconto di me stessa, no? Questo è impazzito. Scusate le parolacce, che palle mettere sempre l'introspezione nella fotografia e di che ti piace farti guardare. Gli ho detto ma vabbè, proprio no, cioè, vabbè, non è che è la cosa fondamentale. Ho detto io in realtà racconto me stessa, poi se tu con le mie foto ci vuoi fare dell'altro sono affari tuoi, ma sinceramente non è quella la mia idea,
Io preferisco l'onestà intellettuale di chi dice che è esibizionista. Gli ho detto, va bene, ma se ti dico che non lo sono, cioè non posso dirti una cosa che non è. Bigottismo del cazzo! Io, vabbè, lì ho abbandonato la battaglia, perché qua siamo davanti a un muro. E Sì. poi dopo è ritornato all'attacco dicendo, eh sì, in effetti hai ragione, le tue foto non sono fatte per essere, come dire, oggetto di desiderio sessuale. Lo guardate bene, sono foto che vogliono raccontare qualcosa. Bravo! Questo stavo per dire riduzionista, quelli che ragionano così sono quelli che di solito vanno con gli schemini e quindi dicono ti riduco a uno schema. Poi appunto quando vanno a guardare nel dettaglio dicono, ah, ma forse aspetta. Io non avrei nessun tipo di problema a dire sì, mi voglio fotografare perché mi piace farmi guardare. Cosa c'è di male? Niente. Infatti, Io ma ci le tue faccio. foto peraltro hanno un bel tratto di sessualità, dico non tutte, ma Non parecchie. tutte, ma a volte non me ne rendo neanche Ma conto. no, ma infatti, perché è una cosa che esce, È una non cosa che abbiamo tutti, no? Ok. poi come ti metti in posa, anche lo sguardo Ma è è una molto. cosa che possediamo noi, no? Magari non ce ne rendiamo neanche conto che esca fuori questo nostro aspetto. Però se ti dico una cosa, non è che voglio fare la filosofa. Cioè, io ho 44 anni, penso che possa farcela dire le cose che Sì, penso, no? Va bene. poi basta andare a guardare la storia della fotografia per rendersi conto che ci sono tantissime fotografe che hanno rivolto l'obiettivo verso se stesse, nude, vestite. Appunto, però lì E sono famose e allora sono intoccabili. E io sono nessuno. parlando di scatti sensuali, certe volte può essere sensuale pure un piede, cioè non è che appunto Certo. sì, una Un'ombra, luce. può Sì, può essere essere sensuale anche un'ombra. Uno dice che ti vuoi attaccare pure alla foto dell'ombra? Io faccio le foto di ombre, però ecco un altro genere che mi piace, fotografare le ombre o le sagome in controluce. Uno dice che ti vuoi attaccare pure all'ombra, figlio mio, pure l'ombra ti provoca, vabbè, problema sociale questo comunque, lo sappiamo. porca vacca, di più. È una piaga sociale, se mi concedete la cosa, è diverso. È veramente una piaga sociale questo. Questo voler Infatti a me etichettare mi tutti quanti. piacerebbe tantissimo riuscire anche a riunirvi tutte insieme in una mostra collettiva, proprio perché secondo me è davvero una piaga sociale, perché è una cosa di mentalità. Secondo me le persone hanno bisogno, come con le parole, in quel gruppo di discussione con la Serena Dandini e la Chiara Valeri hanno parlato delle parole, quanto sia importante abituare con le parole, con l'utilizzo frequente delle parole, alle persone a utilizzarle in una certa maniera. Io dico che anche le immagini, proprio perché sono immediate, sono più forti dal punto di vista comunicativo, possa essere un bello strumento per rieducare le persone. Specialmente oggi che comunque tutti guardano le immagini, si fanno più guidare dallo strumento visivo per, diciamo, stabilire le proprie opinioni, i propri Ma è comportamenti. per quello che io mi ostino a metterci un testo, Sì. che continuano a dirmi che è una cosa che non serve assolutamente a niente, a parte che io faccio quello che voglio. Infatti. Uno. Sempre prendo la murgia, uno se ti dice appunto perché ci metti il testo, cazzi miei. Se Mi hai ti tolto proprio la parola di piace, se bocca. no non te lo leggi, Che la cavolo. parola è di bocca. Ma io ci metto un testo perché voglio dire qualcosa in più? C'è qualcosa in aggiunta che voglio mettere lì a piede? Lo faccio. Poi lo so che il 99% il testo proprio non se lo caga neanche di striscio. Però a me mi piace, a me mi, non si dice, a me piace, quindi io mi ostino a metterlo e continuerò fino alla morte, perché, vabbè, ovvio, se fotografo il gatto posso anche non metterlo, però lo metto anche lì, o fotografo il fiore, no, lo metto anche sui fiori, lo metto ovunque, è una fissazione. Ecco, questa è una Ma cosa poi interessante, fare interagire più linguaggi.
Ma infatti lei ci riesce molto bene, io delle volte non metto nemmeno gli hashtag, proprio... No, io proprio quelli non no, metto neanche uno, perché non so come si usano, non sono uno, non mi interessano. Mi interessa la foto con la mia didascalia, boom. Io devo dire che utilizzo molto i testi delle canzoni, mi piace molto fare un'immagine a un testo che è qualcosa. È comunque pur sempre qualcosa che dice qualcosa legato alla tua foto. Io ci metto le poesie, tu ci metti le canzoni, ma diciamo lo schema è uguale. Sì, ci sono, ma sì, per dire più linguaggio. Esatto. Il testo e l'immagine, perché alcuni testi sono veramente slegati dall'immagine, o sono dei testi banalissimi, allora ci facevi anche lo stesso che non, non sì, scrive. No, io sinceramente non mi... diciamo, non mi sento di dire come sono brava, faccio un lavoro fantastico. Nella mia testa trovo sempre la poesia o la frase che decido che mi serve. Se no, io l'avevo detto anche a Lidia, se ho la foto ma non ho il testo, io non metto niente. O viceversa, ho il testo, non ho la foto, non metto niente. E posso andare avanti 2 giorni, eh? Perché se non trovo esattamente quello che rispecchia, io non sono obbligata, non è che devo mettere per forza tutte le volte. Ci sono dei giorni che posto 5-10 foto perché ce ne ho voglia. Dei giorni che non trovo niente che mi ispira, allora mutismo. Ci sono, ma guardo, perché non ho l'ispirazione giusta. Ma questa cosa io la condivido, e oltretutto tante volte io faccio il percorso inverso, cioè parto, come ho detto per la Bianca Pucciarelli, parto da un testo e voglio fare una traduzione da testo a immagine. È quello quindi, difficile. Ma secondo me è una cosa sbagliata dire appunto che immagini e testi, immagine e musica non possono andare insieme, perché... Assolutamente, assolutamente. Non è un obbligo, ma è una cosa che può piacere come no, però non è che è sbagliata assolutamente, secondo la mia logica, ovviamente. Esatto. Ma niente è sbagliato, di base secondo me l'errore no, infatti... è sbagliato e questo è giusto, cioè, io non sopporto questa situazione. Però... Sai quanti ce ne sono che è quello che è sbagliato, quello non ci azzecca niente, però io non devo spiegare agli altri cosa voglio dire, cosa voglio fare. Se lo capisci bene, se non lo capisci io dormo uguale. Sì, la prendiamo sempre lì, è un problema di base, c'è sempre un pubblico che dirà la sua. Certo, ma è giusto che sia così. Voi come avete vissuto un po' il rapporto col pubblico di Instagram? Perché una volta che uno comunque si mette in rete, più o meno si trova a interagire con le persone. Qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più e di meno di Instagram? Venire, se avete trovato comunque, per esempio a me è piaciuto che ho comunque, bene o male, ho trovato delle persone con cui condivido delle cose, con cui ho potuto interagire. Dei commenti in effetti mi sa che davvero ha ragione una persona che mi ha detto che io faccio un po' paura, comunque mi vedo come una persona molto seria, quindi non si permettono nemmeno di dirmi devi fare così, devi fare quelli, forse perché ti aspettano che lo so di modo. No, ma diciamo che Instagram non è esattamente un, cioè per esempio mi ricordo Flickr, come si chiamava, era più fotografico, nel senso che poi c'erano i commenti, i consigli, si parlavano. Instagram posti, poi se ti va bene c'è il commento, oppure puoi eliminare i commenti, così non devi neanche rispondere, però non c'è una vera conversazione sulla fotografia, tranne in alcuni casi. Ci sono, però è comodo perché è veloce, lo fai, lo sai che ti guardano, sai che puoi avere interazioni con persone che poi magari avvengono in un modo privato piuttosto che pubblico, ecco, questo è. Poi vabbè, ci sono le cose spiacevoli dove ti arrivano nei messaggi privati, tipo cazzi in mostra, gente che si masturba, cose del genere. Quello mi è arrivato pure a me, avevo detto che non mi era mai arrivato, a un certo punto mentre lo stavo dicendo ero in chat con una mia amica, te mi arriva un messaggio e dico ecco mi è arrivato il primo, festeggiamenti, congratulazioni Lidia, è venuto il primo.
No, c'è anche quelli girano, è un trend. Perché veramente è un'invasione della tua privacy, della tua degli ultimi corpi. È un'aggressione. Come dire, io sono qui e tu mi devi guardare, perché cioè, insomma, trovo molto sgradevole, ecco. Preferisco chi dice posso mandarti una foto e dico sì, va, o forse no, perché ne ho già visti tanti, per cui non è che mi interessa proprio neanche vedere. Però è un altro modo di entrare in relazione, almeno c'è un certo tipo di, insomma, a me piacciono molto le live, io penso che continuerò a cercare di ospitare fotografi proprio perché vorrei che si creasse comunque un dialogo con persone che fanno fotografia, scambiarsi idee, è una cosa che è sempre interessante comunque. Sì, specialmente con il periodo del lockdown per me è stato fondamentale avere questa possibilità di riunire le persone e poterci parlare. Sì. No, su Instagram io sono contenta appunto di aver trovato, come ti dicevo te, persone di qualità, perché la quantità mi interessa relativamente, cioè non mi interessano 200.000 follower che non capiscono una mazza di chi sono. Averne meno, ma con loro avere un rapporto, non ti dico quotidiano, ma uno scambio che appunto possa essere un consiglio, un commento, uno scambio di opinioni. Poi il negativo, che poi lo troviamo su ogni social, è, come dice Cristina, la maleducazione. Cioè, il tu sei lì e allora è normale che io ti mando il pene, no, perché no. Se lo voglio, semmai te lo chiedo prima di tutto, e poi se lo voglio me lo vado a cercare, cioè, perché devo vederlo quando posso trovarlo dal vivo, no? Cioè, scusate, e quindi c'è un po' questa cosa che sembra più una, a volte un po' casa di appuntamenti, no? Ma come è Facebook, come sono un po' i social. Sono anche eliminabili facilmente, voglio dire, tutti i personaggi. Sì, beh, certo, ovviamente. Però è un po' la facilità del click che te lo mando, così magari niente, perché dopo che me l'hai mandato, cioè, ho visto uno, ho visti tutti. Cioè, un conto eventualmente mi contattasse Rocco Siffredi, dico, una cosa che non ho mai visto, ma... Sono tutti uguali, come io ce l'ho uguale alla vostra, più o meno. Cioè, senza che divento volgare, ci siamo capite, no? E sì, questo a volte, appunto, come dice Cristina, può essere una cosa che ti domandano, poi si può scegliere, come no? Può anche magari diventare una cosa che poi diventa un'amicizia. Sì, sì, io odio l'invasione, cioè che apro la chat e mi trovo un uomo nudo. Ma io non te l'ho chiesto, non ti ho detto di sì. Quello mi dà particolarmente fastidio. Poi si va avanti, per carità del cielo, però sono quelle cose che insomma, quantomeno facciamo due chiacchiere se proprio vuoi farti vedere nudo, poi io mai ti dico di no, questo penso, poi si vive ugualmente, dai, basta trovare le persone giuste che spazzano via tutto il resto, ecco. Assolutamente sì. Mi sa che io oltretutto non ricevo messaggi perché faccio una distinzione tra chat generale e chat principale, e i messaggi della chat generale non li guardo, quindi mi sa che se arrivano questi messaggi vengono... Questo mi manca a me allora, Una chat generale e una chat principale. Mi devi spiegare come si fa. È per quello che io ho queste invasioni. Invece io ho messo questo filtro, non ricevo... Devo dire, non ne ricevo di messaggi scritti. No, no. Sì, sì, mi sa che bisogna un pochino filtrare. Perché sono svantaggi. Addirittura qualcuno che mi scrive seriamente, che mi vuole contattare, ma non è tra i miei follower, mi chiede via sul commento la foto, mi dice io non riesco a scriverti, per favore, allora in quel caso... Sì, lo fai. Esatto. Okay. Però sono fortunata, devo dire che è un pubblico
che mi segue molto, molto carino e molto educato. Veramente molto... no, anche con me è la stessa cosa. Adesso si sta espandendo il numero delle persone che seguo, però come diceva Claudia, cerco un pochino di avere, di essere, insomma, che siamo persone in cui ho un rapporto. Perché se sì, no perché infatti non ha senso. Fotografia è una pagina di incontri. No, infatti, ci sono altri luoghi. Altri luoghi, sì. E insomma, io spero di portare avanti comunque questi incontri di fotografia, perché comunque, ecco, questo è uno degli aspetti positivi di Instagram, che essendo comunque un social visivo ci si trovano parecchi artisti, fotografi, anche se ovviamente appunto si stanno lagnando molto delle regole di Instagram, però al momento effettivamente una delle domande che ci si poneva era se esisteva una piattaforma alternativa. Per il momento una piattaforma alternativa sembrerebbe che non ci sia. Sta provando Twitter, però ovviamente non nasce per questo, quindi ha parecchi limiti Twitter, però vedo che molti si sono spostati lì, perlomeno per i contenuti senza censura, almeno per quello, voglio dire. Ma io avevo provato Flickr per un po', ma era molto, 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 molto asettico. E quando non c'è interazione, ma non che mi devono scrivere sei bellissima, eh? Intendo interazione come possiamo fare noi, quindi conoscere persone con lo scopo di parlare. Sì, però all'inizio era così, c'era molto scambio. Quando ci sono stata io, che poi ho chiuso il profilo, era proprio una piattaforma, buttavi lì le foto e poi ciao. Non c'era una minima interazione, ma anche da dire guarda che fa schifo sta foto, va bene, però era un'interazione, cioè a me va bene qualsiasi critica, qualsiasi scambio, però c'è uno scambio, lì proprio zero, quindi ho detto ma che ci sto a fare? E infatti l'ho chiuso perché era proprio glaciale come ambiente e... Comunque, secondo me, i social, la parte sana, se la trovi, conoscere persone nuove, è in tutta Italia, ovunque, anche all'estero, è una cosa che ti arricchisce se trovi le persone giuste. Perché me ne devo privare? No, è vero. Quindi cerco di sfruttarlo così. Però ci deve essere un minimo di interazione. Ma sì, perché secondo me è stimolante anche ricevere a volte i commenti positivi oppure dei consigli. Sì, per me assolutamente ci voglia. Ma anche per me, guarda, se facevi così era meglio, prova a fare così, sono tutte cose che possono aiutarti a migliorare, a cambiare prospettiva, a guardare magari in un certo modo che in quel momento non coglievi. Sì, c'è una cosa che mi piace per esempio di Instagram è che si possono condividere tante cose nelle storie. C'è stato il periodo che io mi ero appassionata alle subculture, allora nelle mie storie mettevo tutte quelle cose sulle subculture. Adesso volevo riprendere anche le fotografe. Per esempio, ho detto che avevo scoperto quella fotografa. Ah, tra l'altro è uscito, a proposito di fotografia al femminile, l'avevo condiviso nella mia storia, è uscito questo libro che si chiama Le indiscrete. L'ho visto, che affronta quattro fotografe, tra cui questa qui che ho scoperto grazie a questo libro, questa Francesca Menud, dove e tra le altre c'è la Diane Arbus, su cui avevo fatto anche un video. Tutte queste fotografe in effetti sono interessanti perché hanno utilizzato l'obiettivo, la macchina fotografica, in una maniera inconsueta, perché come dicevamo prima, magari... ci sono tanti fotografi che si focalizzano solo sulla tecnica, invece loro sono andate da Lange, la Diane Arbus, questa Menud, hanno comunque utilizzato la macchina fotografica un po' come strumento per interrogare la realtà o per interrogare se stesse.
In effetti è una cosa bella Instagram è poter anche condividere queste cose o facendo video o comunque attraverso le cose e trovare qualcuno poi con cui condividerle, se no che sola me la canto e sola me la suono. Poi tra l'altro tra i miei progetti futuri aspettatevi qualche altro video blaterante con me che spiego come usare qualche macchina fotografica. Ah, è bello quello, mi era piaciuto quello della... Ah, non mi ricordo il nome. Quella della la Lubitel che è la coppia della Rolleiflex che ha piegato assurda con la macchina e poi mi hanno dato da testare una Fuji K che però ho scoperto che chi gliel'ha data questa associazione mi sa che non so dove la teneva, infatti voglio fare proprio un video SOS salviamo questa Fuji K perché è tutta come incrostata, io non so se è recuperabile. Non ne ho la più pallida idea, e poi c'è una Fumatic che dovrei ancora testare. Però Quindi, caspita, deve essere bellissimo tenere in mano questi pezzi di storia. ma è stato Emoziona divertente. È stato divertente perché ecco, una delle cose che non mi piaceva e per cui ero tornata, per esempio, a utilizzare il cellulare perché ho un cellulare che comunque ha anche teleobiettivi e cose. E cosa succede? Che praticamente io non mi trovavo come mi avevano abituato a scattare con il mirino digitale, a vedere comunque tutte le modifiche in automatico, non vedere che cosa stavo scattando perché non sono più abituata. Devo dire che mi ha divertito parecchio anche regolare la macchina, mi sono resa conto che ero diventata pigra. Il mio cellulare è regolabile, ma io facevo prendere tutte le decisioni alla cosiddetta intelligenza artificiale. Che vai, tanto intelligente queste intelligenze artificiali non sono, ti possono dire qual è lo scatto ottimale, però, come diceva anche Claudia, la luce la stabilisco io. Se io la voglio più scura o la voglio più chiara, poi alla fine è alla sensibilità del fotografo determinare come vuole fare quello scatto. Quindi in effetti ci sono tutte queste cose che facilitano la vita ai fotografi, però tante volte ti tolgono la possibilità anche di fare tu delle scelte, ti abitui a utilizzarli e non ti accorgi nemmeno appunto. Per cui è stato bello tornare a regolare, poi con la Lubitel che c'ha il doppio obiettivo è stato divertente. Con la Rolleiflex, io ho provato a scattare con una Rolleiflex, è particolarissimo perché La tieni c'è la una passione, a parte divertente. L'ho non la detto che capivo, tornava. però è bello, cavolo, a me emoziona un sacco, infatti vorrei nel futuro anche cominciare a fare qualcosa con l'analogico, ma mi accontenterei già dell'istantanea, quindi pensavo a una Polaroid, a una Fuji, è un'altra Quelle che sono posso. divertenti. Io e Cristina abbiamo potuto posare con uno dei più grandi. Quelle Che belle quelle foto, mamma mia. che ha fatto a me sono bellissime. Con me era un pochino più buffo, diciamo, perché col No. costumino di superwoman, di una bambina, dove ama la vita, è cresciuta in mille anni. Comunque con lei ha Vabbè, fatto una... queste me le sono perse. Le Sono foto bellissime. sono meravigliose, lui è un maestro grandioso. Era Sì, veramente. orgoglioso di aver scattato con lui e poi con Luna Cri. Ma tu non so se hai scattato con Luna. Io ho fatto una foto con i fiori e lei ha detto adesso scattiamo qualcosa insieme, vediamo, prima o poi lo faremo. Però ho fatto il mio scatto era con i fiori. Poi un altro genere di fotografia che mi piace molto, non da realizzare, però da vedere sì, mi piace Polaroid. molto quello Polaroid. con Sì. quelle tonalità e anche la tonalità Polaroid, a me piace molto, quando vedo quelle tonalità vintage mi piacciono molto, mi piacciono Che a me molto. danno Infatti voglio bellissime. ricordarlo. Insomma, io direi Sono che le la 10. camera. Dico, sono le 10 possibile. Sì, Perché infatti. Instagram non ha bloccato la Sì. diretta? Sì,
No, non so come mai, mi rompe le scatole su un sacco di cose. Per esempio, io appunto cerco di avere l'interazione con tutti, quindi commento a Google, mando messaggio. A un certo punto dice: stai commentando troppo, sei troppo socievole, mi rompi le palle, mi blocca. Infatti, ogni tanto se non mi arrivo mi piace perché mi ha bloccato, perché sto interagendo troppo. O certe volte mi ha bloccato i commenti, però le dirette non me le disturba, strano questa cosa. È Claudia, Claudia. Mi sa che forse, oddio, non è che se le ricorda, ha detto sì, in effetti state occupando troppo. Comunque, io direi che possiamo finire la diretta qui. Salutiamo, grazie. Vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. E comunque vorrei davvero riparlare con voi, perché mi piacerebbe organizzare qualcosa, perché a me piace tanto questo gruppo, mi ci vedrei appunto a fare un lavoro con le più. Volentieri, io ci sono. Tanto io mi sposto, arrivo ovunque. Claudia! E Claudia che c'è. Come se ne andate? Mel, ci vediamo per un caffè? Presto, assolutamente, sì. Io mi muovo, ciao. Arrivo assolutamente. Va bene. Da Bologna, vediamo se riusciamo a organizzare qualcosa, dai, che sarebbe bello. Tanto la Claudia è anche vicina e vediamo se riusciamo a fare. Io ci vedere una bella mostra Universi Femminili. Bello, bello, bello. Noi abbiamo le foto. Cosa pensi tu? Lidia, siamo già a posto. Va benissimo. Ok. Grazie, una buona serata, una buona notte. Buona serata. Ciao Claudia. Sono bella avervi e fare questa chiacchierata insieme. Molto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.